In questa splendida domenica di inizio autunno, qui a Campello sul Clitunno, in località Cerasola, si svolge una entusiasmante prova del campionato italiano Racing Quad, edizione 2021, e che ha richiamato moltissimi driver ed appassionati da ogni parte d'Italia. Siamo qui con il presidente della società organizzatrice, il Motoclub Campello in Moto, Marco Mistò, con il quale vogliamo scambiare alcune impressioni ed avere alcune informazioni su questa manifestazione. Presidente, questa ormai è diventata una manifestazione che è un po' il fiore all'occhiello della vostra società sportiva, ma voi vi occupate anche di altro? Sì, abbiamo un gruppo enduro, abbiamo gli ufficiali di percorso che prestano servizio in pista, turismo, siamo un piccolo motoclub radicato in un paesino di 2500 abitanti e siamo orgogliosi, cerchiamo sempre di promuovere anche il nostro territorio, quello è una cosa importante per noi. Se riusciamo a portare anche un turista, qualcuno a conoscere il nostro paese, è importantissimo per noi. Questa è la manifestazione che è il terzo anno che la facciamo, questo è in italiano, ieri c'è stato l'interregionale centro-sud e questo è il nazionale. E sono ormai 3 anni e cerchiamo di andare avanti, anche se l'impegno sia economico che di forze per noi è faticoso. Però ci mettiamo tanta passione, ci abbiamo l'aiuto di tanti e continueremo. Ecco, Campello è un po' una cittadina conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche, per le sue bellezze naturali. E quindi qual è la migliore occasione di coniugare lo sport con il turismo? Quello è importantissimo, c'è forse tante volte tanta anche ignoranza, perché uno pensa a un pilota, magari fanno rumore, fanno polvere, però dietro ogni persona c'è una famiglia, ci sono qui famiglie intere che vengono qui e devono credere un po' in più anche in noi sinceramente. Noi ci proviamo e andiamo avanti, poi vedremo. Sicuramente l'ambiente è adatto per organizzare questo tipo di manifestazioni perché Campello offre di tutto, dalla ricettività alberghiera alla buona cucina che non manca con le attività enogastronomiche che ci sono dislocate nel territorio comunale e appunto, come dicevamo, tante bellezze da vedere, dal tempietto sul Clitunno alle fonti del Clitunno e al castello di Campello Alto. Insomma, ci sono tantissime attrattive che devono essere valorizzate, voi fate la vostra parte. Noi facciamo la nostra parte, bisogna capire che non siamo un semplice motoclub che si occupa solo di moto. Amiamo il nostro territorio, difatti noi collaboriamo con la Prologo, col Comune, quando hanno bisogno magari di persone, di qualsiasi cosa nelle loro attività. Poi anche il Campello si presta molto perché ha molte unità ricettive, da ristoranti, alberghi, per cui è un servizio che diamo anche ai piloti e questo ci fa piacere. Poi ecco. E ovviamente sono contenti anche gli operatori di questa vostra diciamo mission di promozione sportiva e turistica. Ma certo, noi facciamo la nostra parte e andiamo avanti, tutti insieme cerchiamo di fare la nostra parte. Ecco, tra le altre manifestazioni che voi organizzate, questa è sicuramente quella più importante, ma c'è anche un bellissimo motoraduno che voi organizzate in estate. Questo sì, l'11 luglio, motoraduno classico, quest'anno è stato dopo la ripresa del lockdown. Ma poi abbiamo i contatti con altri motoclub, per esempio abbiamo ospitato un motoclub con 80 partecipanti, li abbiamo portati alle fonti, hanno pranzato a Campello. Adesso il 15 maggio ci sarà il Motogiro d'Italia. 15 maggio ovviamente del 2022. No, aspetta, mi sbaglio, 15 ottobre, il prossimo 15 ottobre. Aspetta, la vogliamo rifare? Allora, dunque stavo dicendo, riprendo da quello... Ah, questa è la manifestazione più importante, ma ecco poi quindi. Sì. Questa è la manifestazione più importante, ma voi organizzate anche un bellissimo motoraduno. Sì, quello lo organizziamo quest'anno l'11 luglio. Poi oltre noi collaboriamo con altri motoclub e tante volte ci vengono a trovare nelle loro manifestazioni, fanno il passaggio a Campello. Per esempio adesso il 15 ottobre ci sarà il motoclub Libero Liberati Tenni che organizza il Motogiro d'Italia, che sarebbe la miglia delle moto. Ci sono 100 partecipanti con le moto, 50 auto d'epoca
e faranno una sosta a Campello. Per noi anche questo, e ci sono, vengono da lì, vengono da tutto il mondo, circa una decina di nazionalità. Piano piano, ecco. Ma soffermiamoci ancora su questa manifestazione. Qual è la differenza, Presidente Misto, tra il Racing Quad e il Quad che si fa con il cross? Allora, il Racing Quad nasce da lontano, sicuramente dall'America, perché purtroppo lì sono i precursori di tutto. Il Racing Quad si differenzia dal Quad Cross, perché il Quad Cross si utilizzano piste da cross, con salti e tutt'altro. Invece il Racing Quad su superfici piane, e con fettucciato, paletti e fettuccia. È un po' più semplice l'inizio, diciamo, è la porta d'ingresso per il quad, per poi ambire a quad cross o altro. Siamo qui con Antonio Assirelli, che è il coordinatore nazionale del settore quad per la Federazione Motociclistica Italiana. E con lui volevamo fare un po' una storia, una brevissima storia del quad, che è una disciplina motoristica che nasce negli Stati Uniti e poi viene esportata in Europa e ovviamente anche in Italia. Ecco, come nasce la passione per il quad tra i motociclisti italiani? Allora, giustamente, come è stato annunciato, il quad nasce in America come mezzo utilizzato nelle grandi distanze, nei deserti del Nevada e via discorrendo. Poi pian piano, pur essendo uno sport di nicchia, perché avvicinarsi al mondo del motociclismo su quattro ruote non è nel pensiero di tutti, è stata importata dall'America in maniera massiccia e importante dalla Francia. Diciamo che la Francia ha trasmesso in Europa questa disciplina. Pian piano tutte le nazioni hanno cominciato a prendere su, a cominciare a fare delle scuole, iniziare e portare avanti questa disciplina. In Italia siamo arrivati a un livello adesso altissimo, a un livello altissimo sia di partecipazioni ma anche di piloti, tanto è vero che stiamo partendo per la sfida delle nazioni e le nostre aspirazioni, le nostre speranze, le nostre convinzioni sono di poter fare una bella figura. La sfida delle nazioni, che diciamo è l'apice, la cosa più importante, noi l'abbiamo già vinta nel 2010, perciò ci presentiamo quest'anno con una squadra fortissima e speriamo ancora di più. Questo ci permette di far conoscere sempre di più in Italia questa disciplina, ripeto. Non è una disciplina che uno possa trasferirsi dal mondo delle moto al quad. Chi gestisce un quad inizia sulle quattro ruote e continua per tutta la sua storia agonistica. E quest'anno abbiamo sempre più partecipazioni, più lunghe, ma soprattutto abbiamo dei giovanissimi. Giovanissimi di 10, 12, 14 anni che con le moto non le usano moltissimo, quello che fanno lo fanno veramente solo con le quattro ruote, perciò siamo felici di quello che stiamo portando avanti e andremo avanti su queste impronte che abbiamo dato sino adesso. Ecco, quindi è uno sport per giovanissimi, però vedo anche diversi amatori che si cimentano su queste quattro ruote. Ma diciamo che gli amatori in tutte le discipline motociclistiche sono la colonna portante di tutta la struttura, cioè quello che ti permette di far numero. Gli amatori sono sempre ben accettati, ma anche noi come tutti gli altri abbiamo il nostro numero di amatori che servono per fare il numero totale dei partecipanti. E complessivamente quanti sono in Italia, grosso modo, i praticanti di quad? Ma un censimento non l'abbiamo mai fatto, però credo che potremmo stimarlo benissimo da 250 a 300 persone. Pur essendo i livelli di immatricolazione dei quad al Ministero dei Trasporti sono dei numeri altissimi, si parla di migliaia di quad in Italia immatricolati. A livello agonistico siamo su quel livello lì, ecco.
E comunque il quad viene anche usato per anche a scopi così professionali, lavorativi, perché ci sono magari dei grandi imprenditori anche agricoli che hanno grandi superfici e raggiungono i vari punti dei loro terreni con il quad. Sì, non dimentichiamoci che quelli immatricolati vengono immatricolati come mezzi agricoli, perciò la specifica di questi mezzi nasce proprio da di lì. Poi dopo è stato perfezionato a livello agonistico, ma il quad è un mezzo di lavoro che nasce proprio per questo. E in America è nato come un mezzo di lavoro. In America è nato come un mezzo di lavoro e con un mezzo per andare nel deserto. Ecco, un suo giudizio su questa manifestazione qui a Campello sul Clitunno, ben organizzata, un bellissimo territorio con tante bellezze artistiche e paesaggistiche, quindi gli elementi per avere una bella festa motoristica ci sono stati tutti. Qui noi siamo nella patria del vero organizzatore. Marco, il presidente del motoclub Campello in Moto, è una macchina vulcanica di queste cose, è bravissimo. Con questa è la terza edizione e ogni anno si è sempre prodotto e generato un qualcosa sempre più perfetto e sempre più agonistico e veramente bello. Direi che Campello è diventato un appuntamento fisso, la gente si aspetta Campello ormai tutti gli anni, perché è organizzata bene, l'atmosfera è di amicizia e di famiglia e in più ci sono tantissime attrazioni, tantissime cose. Un complimento di cuore veramente al motoclub che è stato all'altezza della situazione. Beh, detto da un romagnolo può fare soltanto che piacere. Sì, noi che saremo lì la patria dell'organizzazione, qui c'è anche da imparare, molto, molto. Siamo qui con Andrea Valentini, che è il direttore di gara di questa sesta prova del campionato italiano di Racing Quad, edizione 2021, che si sta svolgendo qui a Cerasolo di Campello. Allora, signor Valentini, lei è un habitué di questa manifestazione, ormai sono 3 anni che tiene compagnia agli amici di Campello e dobbiamo dire che tra di voi è nato un bel connubio e una bella amicizia. Certo, allora... Io ringrazio il motoclub Campello sul Clitunno per avermi dato questa possibilità di gestire per il terzo anno le gare che organizzano loro. Siamo partiti 3 anni fa con una prova sola dell'italiano, l'anno scorso e quest'anno, il sabato il trofeo e la domenica la gara a livello nazionale. E come parlavo pochi minuti fa con Marco, hanno un ottimo team, un affiatamento tra i vari personaggi di motoclub e mi fa piacere e onore poter venire a organizzare insieme a loro gare qui. Quindi ben venga se hanno voglia di continuare e se mi chiamano vengo non volentieri di più. Parliamo un po' allora di questi ragazzi, questi piloti, ecco, sono un po' indisciplinati oppure come si comportano? Diciamo che in linea di massima si comportano abbastanza bene. Ci sono alcune persone, qualche testa matta che... Io appunto gliel'ho domandato apposta. Che ci sono delle giornate che i picchetti o paletti fanno strike, sembra di essere a bowling. Però sia ieri che oggi si sono comportati bene, non hanno fatto penalità di partenza anticipate, pilota è un pilota, bisogna sempre abbia da ridire o è bagnata troppo o
curva ci è venuta la buca, però diciamo che c'è un buon affondamento anche per l'altro. Ecco, tecnicamente com'è questa pista? Tecnicamente secondo me è una bella pista, è bella larga, oltre a quello che richiede il regolamento, e veloce con dei curvoni belli. I piloti penso che siano tutti soddisfatti, tutti contenti di questa pista, e probabilmente l'impegno di Motoclub che Marco si è, se vorrà portare avanti questa di continuare a fare questa manifestazione, la federazione di nonno glielo dice. E i ragazzi si danno da fare, sono sempre dati da fare, ben venga. Bisogna vi saluti perché devo andare a dare il via. Bene, grazie. E bocca al lupo allora, alla prossima. Grazie. Allora, qui abbiamo padre e figlio, rispettivamente Marco e Lorenzo Mengarelli, da Osimo, provincia di Ancona, che sono venuti qui a questa prova del campionato italiano di quad, e ci facciamo dire com'è andata da Lorenzo. È andata bene, la prima manche sono partita male, la seconda sono partita. Allora, Lorenzo, quanti anni hai? 11. E quanti anni sono che gareggi con i quad? Uno, ma ho iniziato da 2 anni. Senti, chi è che ti ha consigliato oppure spinto a gareggiare con queste moto? Mio padre. Perché lui già gareggiava con i quad, scommetto. Con le moto. Ah, con le moto, ho capito. Ma moto da cross o moto da strada? Motocross. Motocross. E quindi il quad è il parente più evoluto della motocross, e quindi giustamente il papà ha spinto il figlio. Ma diciamo una cosa, papà Mengarelli Marco, il figlio sta venendo più bravo del padre oppure? Sicuramente migliore del padre. E da cosa lo possiamo dire? Ci mette l'impegno, il cuore e tanta passione. Ecco, lei ha gareggiato con i cross, quale categoria? No, a livello amatoriale, hobbistico, quindi lui invece voleva, è lui che ha scelto di fare le gare, quindi accettiamo le sue proposte e idee. Ecco, è molto impegnativo questo, uno sport sia come costi che sia, insomma, direi anche come impegno fisico, perché lui è veramente, ci domandavamo prima come facesse un bambino così esile a tenere una bestiolina di questo genere che pesa 29 kg, il mezzo fa un quintale 40. Ecco, dicevo il mezzo, quindi insomma abbastanza complicato, ma ci vuole una bella resistenza fisica. Ma poi lui si allena anche in palestra, credo, fa qualcosina di palestra? No, e una volta a settimana, anche due, portiamo a girare per fare allenamento, e solo quello. Dopo è la voglia di correre che tante volte mi domando anch'io come riesce a guidare sto mezzo, che e si vede che è un predestinato. Speriamo che sia così. Speriamo, magari. Eccoci qua con tre piloti locali del
club che ha organizzato questa gara di campionato italiano, ovvero Campello in moto, e abbiamo dalla nostra sinistra a destra Mariotti Andrea con il numero 58, poi un altro Andrea Dell'Aria, 10 anni, che è un promettentissimo driver di quad, e poi abbiamo qui Marco Costanzi, che è un po' la mente del team, maestro, chiamiamolo così, il coach del team, oltre ad essere organizzatore, co-organizzatore della manifestazione, e diciamo che è uno dei pionieri del quad a Campello, vero Marco? Allora, il quad era un attimino un po' andato in cavalleria per quanto riguarda i tempi che correvano. Poi un giorno col presidente ci siamo incontrati, ci siamo visti e tutto è nato per caso. Doveva essere una gara di festa di domenica, di sagra, e invece siamo ben alla terza edizione con il campionato italiano e l'interregionale fatto ieri. E che dire, un ottimo afflusso di piloti, ottimo afflusso di gente che anche non amanti ma curiosi e tifosi che ci hanno seguito in questi due giorni di gara. Ecco, con te volevo un attimo parlare di questi mezzi. Diciamo che sono delle evoluzioni delle moto da cross, ma c'è una differenza sostanziale. Puoi spiegarci quale? Allora, niente, il quad è nato fondamentalmente in America 60 anni fa circa. È nato per, comunque sia, per usufruire il suo utilizzo nella campagna, nei boschi e tutto il resto, sì. Poi dopo, niente, nel corso degli anni si è evoluto anche a livello agonistico, e la differenza fra una moto e il quad è, al di là delle quattro ruote che abbiamo, ma fondamentalmente il motore è lo stesso. Forse questo ha bisogno di più potenza perché deve trascinare comunque sia le due ruote posteriori, che sono quelle che poi danno trazione. E niente, la differenza credo che sia minima. Nella guida invece però c'è qualcosa di diverso, ma molto diverso, perché il quad va guidato praticamente con tutto il corpo, ti devi muovere sopra, cosa che la moto invece, tipo l'enduro, devi un attimino stare un po' fermo e gestire. Ecco, il sistema freni-frizione è lo stesso praticamente? Sì, praticamente sì. Il sistema freno-frizione è come una moto, non cambia nulla, assolutamente. È solo la guida che nello sportivo, nello specifico, c'ha alcune differenze rispetto alla moto, ma molte differenze. Ecco, qual è secondo te il tratto più impegnativo quando si affronta una gara con questi mezzi? Quando la curva, che richiede diciamo un assetto abbastanza rigido, oppure con rettilineo, dove bisogna magari avere una posizione un po' da motociclista da strada, diciamo. Sì, allora la curva è fondamentale col quad, perché ha bisogno di buttare tutto il corpo all'interno curva. Ci sono anche dei movimenti, personalmente cerco di farli sviluppare anche ad Andrea, che sta venendo su ora e che sta crescendo. E il movimento del corpo sopra il quad è fondamentale, buttare il peso interno curva per farlo girare, perché praticamente il quad, per farlo girare, devi buttare il peso, perché se no il quad, se non butti il peso interno curva, vai dalla parte di là. E quindi diciamo la guida è importante, la gestione dei pesi sopra il mezzo. Questa è la differenza tra questo e la moto. Il rettilineo fondamentalmente su una pista bagnata, come purtroppo è stata oggi perché per via della polvere, personalmente di mettermi sempre, ma lo fanno gran parte della gente, cerco sempre di mettermi indietro per dare più trazione alla ruota. Questo è importante in una pista bagnata. In una pista, un crossodromo, cose del genere, comunque sia, rimani sempre seduto sulla sella come la moto, però ripeto, fa la differenza più o meno il movimento sopra del pilota. Ecco, la cosa è questa più che altro. Bene, ti ringraziamo. Adesso una domanda a Andrea. Andrea, da quanto tempo è che sali su questi bolidi?
Da 7 anni ho iniziato, a 3 anni con un cinquantino, dopo per 3 anni. Dopo ho fatto altri 3 anni con un 125, 4 tempi, e dopo adesso a 10-11 anni quasi sto usando i mini pro. Quindi ormai sei un veterano, quindi sono già 7 anni che corri. Sì, 7 anni. Senti, ma che cosa ti ha appassionato di più di questi quad? Come si guida principalmente, dopo perché sono belli, ti diverti sul fango, tranne quando si sono rotti, tipo oggi. Senti, ma a casa sono contenti, papà e mamma? Sì, sì, sono contenti. Invece io oggi non tanto, perché non ho finito la gara 2 perché mi si è rotto il pistone. Ah, peccato. Poi sabato ho vinto il campionato interregionale. Ah, bene. Campionato regionale, categoria? Junior 1, cioè Pulcini. Ho capito. Quindi questo è il primo titolo che conquisti? Sì, il primo titolo che faccio, perché è il primo anno che corro. E ecco. Bene. Allora, in bocca al lupo, e mi raccomando, continua sempre così. Bravo. Bene, adesso invece c'è Mariotti Andrea, che gareggia con? Io gareggio con un KTM 505. E... com'è andata oggi? Ma poteva andare bene, solo che ieri abbiamo corso, oggi uguale, mi sono rigirato 2 volte, è stato duro a riprendere, però bene, terzo posto, sono molto contento di com'è andata, anche perché ero finito, fine gara proprio ero finito. Quanti anni sono che, diciamo, frequenti le piste della quad? Ma questo è il 13° anno, sì, sono 13 anni che corro e ecco. Quest'anno, ecco, venivi dal cross oppure? No, io ho fatto sempre quad, sempre KTM, perché sono un fedele e quindi ecco, no. L'anno scorso l'ho vinto il campionato, quest'anno vediamo ancora. Abbiamo 2 gare dell'italiano su a Pianiga, un bel viaggio, però sto messo bene in campionato, quindi ci tengo a vincerlo. L'interregionale ieri ho fatto 2º, quindi... chiuso l'interregionale, quindi perfetto, sono contento così. Senti, tecnicamente questa pista come la trovi? Ma io non è perché gioco in casa, ma secondo me è la meglio che abbiamo trovato in questi anni. Io penso che Marco ci ha messo del sacrificio, penso delle ore a stare qui, non ci ha dormito la notte, ecco. E quindi va ringraziato e va meritato, poi... sentendo anche gli altri amici, colleghi che corrono, è una delle migliori. Ma poi, ripeto, qui Campello è il regno, secondo me, del quad. Del racing sicuramente, l'interregionale uguale. Bene, grazie anche a questi nostri amici del team Sterzo One. Ecco, volevo fare una annotazione insieme all'amico Marco Costanzi. Ecco, team Sterzo One... perché diciamo che richiama e ricorda un vecchio amico, una persona, amico anche personale del sottoscritto, che era... lo vogliamo dire? Beh, Sterzone era un mitico. Il suo nome di battesimo, però, così almeno la gente capisce. Era Galli Vittorio. Vittorio Galli. Galli Vittorio, che purtroppo non c'è più. Era un amico, era un personaggio spoletino eccezionale. E da lui dei personaggi storici di Spoleto, Sterzone era... Sì, assolutamente sì, anche ricordando la corsa dei Vaporetti che abbiamo a Spoleto, corsa storica, lui era un veterano e io orgogliosamente ho ereditato questo nome. E ormai sono 22 anni che mi ci chiamano, quindi ormai sono Sterzone a tutti gli effetti. Bene, ringraziamo gli amici del team Sterz One, e che, con Marco, che ha ricordato questo bellissimo personaggio che era Vittorio Galli, e vogliamo augurare naturalmente le migliori fortune e un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi. Grazie a voi, e con l'occasione volevo ringraziare anche gli sponsor che ci hanno permesso di fare questa manifestazione, in primis Padovano Moto, che è un nostro rivenditore umbro, grandissimo rivenditore. Abbiamo Carrozzeria Mattioli, Fasolilli Luca, Pane e Cioccolato, che ci ha fornito anche le scarpe per stare nei paddock,
Publi 2M, che è coloro che ha stampato tutto, e in ultimo DVT, ma non per esclusione, ma soprattutto per importanza mia personale, Douglas, che ci ha permesso di correre con le sue gomme e i suoi cerchi. Grazie veramente a tutti voi, grazie. Del ristorante Il Caminetto qui al Country Club La Caletta. Vi ricordiamo che i risultati di questa sesta prova del campionato di quad potete trovarli sul sito www.federmoto.it. Renzo Berti e Fabio Lomoro vi ringraziano, e un ringraziamento personale a Gianluca e Simone Quaffer Spoleto. Da Renzo Berti è tutto, grazie per l'attenzione.